che ora ascolteremo è il 145 e si tratta di una composizione alfabetica. Sappiamo già che cosa significhi questo genere di composizioni, è l'ultimo tra l'altro di questo tipo che troviamo nel Salterio. Cioè ogni versetto comincia con una parola che corrisponde a una delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico in successione. Per cui la prima parola comincerà con l'Aleph, la prima parola del versetto 2 con Bet, la terza con la lettera Gimel e così via. È un canto di gloria e di riconoscenza per il Signore e la tradizione giudaica l'ha definito semplicemente Teillah, cioè la lode. I salmi sono chiamati Teillim, i salmi, le lodi per eccellenza. Ecco, questo salmo forse è proprio una bella, dolce composizione che sale dalla terra verso Dio, esaltando la sua maestà e soprattutto la sua bontà, la sua fedeltà, la sua liberalità, la sua tenerezza. Tra l'altro vorrei ricordare che Sant'Agostino ha iniziato proprio il suo capolavoro, Le Confessioni, citando il versetto terzo del nostro Salmo, «Grande è il Signore e degno di ogni lode». O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare. Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie. Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi. Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia. Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Proclamino la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende ad ogni generazione. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero. Egli appaga il desiderio di quanti lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quelli che lo amano, ma disperde tutti gli empi. Canti la mia bocca la lode del Signore e ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.